Questa legge, io seguito un attimo, la modifica all'articolo 10 relativamente alle deleghe, insomma, la legge 1/2009 si sta sempre più verticalizzando, si vogliono avere le dirigenze asservite al proprio potere e questo si vede andando a leggere i nuovi bandi per le nuove PO. Relativamente alla direzione dell'ambiente ed energia. La pesatura della PO, e mi riferisco al numero 30, procedure di VIA, è definita medio-bassa, con un evidente arretramento rispetto alla precedente attribuzione. Viene considerato basso il livello di autonomia, la complessità organizzativa e la rilevanza strategica del lavoro. Nello stesso settore viene definita medio-bassa la pesatura della PO 27, che è l'assistenza giuridico-amministrativa. Anche in questo caso c'è un arretramento della precedente attribuzione. Cioè, in poche parole, si prosegue nello scientifico smantellamento di quel presidio di professionalità che ha costituito in molti casi l'unico strumento in grado di fornire reali, chiare e indipendenti considerazioni in merito alla sostenibilità delle opere. A questo punto non c'è nemmeno più il pudore di mascherare in qualche modo quelle intenzioni che puntano decisamente alla costruzione di una struttura tecnica completamente asservita al volere della politica, a partire dalle posizioni più basse per arrivare alle responsabilità apicali. Beh, l'esperienza dell'aeroporto di Firenze forse ha messo l'urgenza a regolare un pochino i chiavistelli. Quindi contrarietà e una decisa opposizione alla verticalizzazione delle dirigenze. Grazie.